Va bene, comunque sto già registrando. Ah, ok, Davvero? bene. Oh, aspetta, te la camicia. Ciao Vanessa. Ciao, buonasera. Partiamo allora? Sì, partiamo e scusate, perché Partito realmente. No, cioè, scusate. non abbiamo neanche una copia del libro qui. Ah, ecco, il ragazzo era. Cioè, quindi a lui non dicono una copia del libro. Va bene. Vai, ragazza. Sì, abbiamo le 3 copie del libro, Vanessa, perché in realtà sono quelle che stanno su Amazon e sono finite, quindi. Vanessa, io ne ho due, tra Vanessa ha due l'altro. copie del libro. Solo per Esatto. questo. Allora, il primo libro totalmente italiano sulla terapia breve centrata sulla soluzione. Perché c'è stata qualche traduzione di libri anche in italiano che non hanno avuto molto successo. Un solo libro di De Schaeser tradotto in italiano, tra l'altro non rappresentativo del modello di terapia breve centrata sulla soluzione. Eppure la terapia breve centrata sulla soluzione è uno dei modelli più studiati e praticati da tutto il mondo. Perché in Italia è ancora così poco conosciuta e poco praticata? Potremmo usare questa domanda probabilmente per tante cose, no? Perché in Italia arrivano sempre un po' dopo certe cose, anche se poi siamo all'avanguardia su altre. Io dico un po' la mia, in realtà poi qui tra i due Federico è l'unico che ha visto dal vivo Steve Deschese. Avevo ancora i capelli, Flavio, come te, lunghi, fluenti. Ti ringrazio come me, come il me di 10 anni fa, lunghi e fluenti, però penso che ci siano in realtà tante ragioni. Una delle quali che forse abbiamo avuto chi ha Nardone in particolare ha promosso giustamente un altro modello di terapia breve, la terapia strategica. Quindi forse in quegli anni in cui andava a svilupparsi la terapia solution focus nel mondo, sono anche coincisi in Italia con gli anni in cui la terapia strategica ha preso piede, ha dimostrato la sua forza per poi, peraltro, negli anni successivi ripartire dall'Italia verso il resto del mondo. Quindi penso che un po' questo, un po' avevamo altro su cui concentrarci. E, un po' forse anche aspetti culturali, perché la terapia breve centrata sulla soluzione ha molto l'idea della persona che si autodetermina, che è in grado di farcela. E questo culturalmente non è molto italiano perché non è un punto di vista intriso della cultura cattolica, più un punto di vista intriso della cultura protestante, ok? Quindi forse credo che altri modelli, altri modi di vedere la psicoterapia e la psicologia hanno avuto più fortuna, più successo perché sono stati culturalmente più facilmente digeriti dal nostro paese. Intendi sia da parte del paziente che da parte del terapeuta questo. Penso più da parte del terapeuta, però hai detto una cosa giusta perché forse, non so se Federico è d'accordo con me, però forse il paziente italiano, cioè la persona italiana, forse si aspetta un po' di più un terapeuta direttivo, piuttosto che uno che lascia all'autodeterminazione. Tu che dici, Fede? Sì, concordo. Altra riflessione è chiaramente come psicologia o psicoterapia siamo un po' in ritardo, no? Come Italia, un po' su altri campi anche, poi siamo avanti su altri ancora, però su quello che è studio e ricerca, la pandemia ci ha insegnato, insomma, che c'è stata una grande fuga di cervelli, quindi anche rispetto probabilmente a tutto quello che nel mondo era, insomma, avanti o stava prendendo piede, sicuramente stava un po' indietro, quindi probabilmente questo da un lato. Dall'altro lato penso che abbiamo la caratteristica culturale di complessificare le cose, no? Nel senso che quando una cosa sembra troppo semplice e scontata, forse non merita tutta questa attenzione. E quindi penso che questo è un po' un errore di pregiudizio anche rispetto a quello che potrebbe essere la terapia breve, che probabilmente Flavio accennava. Io mi sono specializzato nel 1999, quindi insomma in terapia strategica. Allora, anche allora, per esempio, la terapia strategica era qualcosa di assolutamente poco sentito, comunque poco conosciuto, quindi anche
in qualche modo contrastato. Quindi probabilmente arriviamo sempre un po' in ritardo, nonostante il mondo sia abbastanza, insomma, invece avanti. Poi paradosso in generale penso che è legato anche al fatto che quando le cose così, appunto, dicevo, semplici funzionano, basterebbe semplicemente farle di più, insomma, come quello, uno dei principi della terapia centrata sulla soluzione, sembra troppo facile, insomma, quindi per crederci. Qualcuno sosteneva anche questo rispetto alla terapia sulla singola, no? Quindi quello che ci caratterizza, si diceva, uno psicotico ottimismo. Beh, quindi penso anche un po' per questo. Ma ora che avete scritto il libro, avete deciso di scrivere il libro perché ritenete che sia arrivato il momento e che i terapeuti italiani siano pronti ad affacciarsi anche a questo modello, che comunque cambia molto il ruolo del terapeuta, non è più l'esperto, il detentore del sapere. E ritenete che adesso i terapeuti italiani siano pronti ad approcciarsi a questo modello, o credete che si possa incontrare ancora qualche resistenza? La mia fantasia, condivisa con Flavio in altri dialoghi, insomma, nella studio, insomma, strada facendo nella nostra avventura di amicizia e cooperazione professionale, è che noi pensiamo che le persone siano pronte e sia il tempo di rimettere al centro la persona. Poi l'etichetta di categorie professionali, se pronte, non pronte, eccetera, potrebbe essere chiaramente una riflessione da fare, ma il sommo, insomma, poeta qualcosa diceva, quindi non vado a ripeterlo perché magari potrei risultare poco simpatico, quindi non lo sottolineo. Flavio, tu che pensi rispetto alle resistenze o alle morti delle resistenze? Ma una cosa che mi piace è che né per questo né per terapia sulla singola abbiamo fatto una cosa pensando se il mercato, nel senso più ampio del termine, quindi non mettiamo così, abbiamo fatto questa cosa senza pensare al mercato, senza pensare chissà se gli italiani saranno gli italiani, che se i colleghi italiani saranno pronti o meno, ma oddio, anche se gli italiani in termini di i clienti possono essere pronti, interessati, noi stiamo portando avanti proprio uno studio sulle terapie brevi, tanto questa quanto la terapia sulla singola ci hanno convinto per diverse ragioni. Mancavano, le stiamo insegnando da un po', mancava un testo di riferimento scritto da italiani e che potesse un pochino parlarne. Eravamo abbastanza pronti per iniziare a farlo noi, lo abbiamo fatto. Se dovessi pensare se lo sono o meno, senti, davvero, non te lo so dire. Mi verrebbe da dire un po' di sì, più di prima probabilmente, perché certe idee, grazie anche a internet, d'altronde parliamo di un approccio che ha quasi 40 anni ormai di storia alle spalle, grazie a internet certe idee circolano più facilmente e vengono viste meno con sospetto. 3 anni fa, 4 anni fa, quando abbiamo iniziato a parlare di terapia sulla singola, c'è stato un grido all'eresia che però si è spento velocissimamente, devo dire. Quindi, dai, sì, penso di sì. Anche perché, diciamo, appunto, il seminario a cui io partecipai anni fa, il fondatore qua della terapia breve centrata sulla soluzione, era il 1997, insomma, quindi anche in Italia c'era un po' di... però dovuto passare un po' più di tempo per poter poi arrivare a questo risultato, insomma. Prima parlavamo di cultura e tu, Flavio, ti sei formato al Brief di Londra. E l'approccio che descrivete nel libro è molto aderente a quello che hai imparato al Brief di Londra. E ho trovato molto interessante nel capitolo di Alasdair MacDonald il fatto che lui faccia attenzione all'applicare il modello in maniera diversa a seconda della cultura, della provenienza del cliente, no? Cito riguardo i complimenti. E lui dice: i clienti inglesi apprezzano non più di 3 complimenti, quelli tedeschi e australiani preferiscono un solo complimento alla volta, mentre i clienti statunitensi ne accettano molti. Mi chiedevo se anche voi aveste pensato, pur descrivendo un modello molto aderente a quello del Brief, a delle peculiarità per il cliente italiano. Allora, sì e ni, nel senso che nella descrizione del modello quello che ci tenevamo a fare per questo libro era essere il più aderenti possibili al modello del Brief, non mettere troppo di nostro, per così dire,
Quindi qualche elementino non abbiamo potuto fare a meno, ovviamente, di metterlo, anche perché sarebbe stato scorretto far finta di poterci eliminare completamente dall'equazione, come se non esistessero gli autori del libro e gli autori dei singoli capitoli. Però quello che poi noi andiamo a fare è fare delle piccole modifiche che vengono da parte dal nostro background formativo, ma in particolare anche dall'esperienza dell'applicazione con la terapia acetata sulla soluzione con i pazienti. In Italia capita molto spesso, io credo anche per una questione culturale, la persona che ti arriva e che si aspetta che sei tu il prete per far vedere la corrispondenza culturale, no? Che ha la possibilità di assolvere dai peccati. Quindi sei tu l'esperto che può permettere di risolvere, che andrà anzi a risolvere il problema. Non tutti riescono a accettare l'idea ti faccio solo domande e facciamo emergere fuori le risposte, le soluzioni. E visto che sappiamo che l'alleanza terapeutica è una componente fondamentale della terapia e che una parte dell'alleanza terapeutica è il fatto che ci deve essere un accordo tra il cliente e il terapeuta su come deve funzionare la terapia, allora noi ecco che andiamo ad aggiustare in quel senso alcune cose che magari invece nel modello originale non vengono fatte. Parlavo una volta con Chris Iveson proprio di questo, del brief. Chris Iveson del brief, parlavo proprio di questo, cioè del fatto, ma se ti arriva un cliente e ti chiede i compiti, tu che fai? E lui mi fece ragionare sul fatto, ma se tieni un cliente e ti chiede di interpretargli i sogni, tu che fai? Io gli direi, guarda, non è il tipo di lavoro che faccio io. E questo ha senso per me. Nel nostro lavoro, poi Federico ti dice la sua, ma penso che su questo lo facciamo praticamente allo stesso modo, anche perché ci confrontiamo tra noi. Nel nostro lavoro, se il cliente ti chiede la strategia, arriviamo magari anche a dargliela. Se ti chiede un perché, benché noi sa che siamo fuori dal andare a dare etichette diagnosi o ad avere un'idea normativa di questo è normale, però cerchiamo di dare una risposta, soprattutto per non giocarci l'aspetto di relazione, di alleanza terapeutica. Sì, come diceva Flavio, quello che ci guida comunque è sempre la persona al centro, abbiamo anticipato prima, evitando le etichette e soprattutto diciamo, ogni abito è fatto su misura, quindi calziamo sulla persona, quindi poi ciascuno di noi ha uno stile che chiaramente può essere differente, però siamo dei puri ma non dei fondamentalisti, no? Questo penso sia la caratteristica fondamentale, esperti di metodo, ma la persona rimane esperta di contenuto. E anche nelle nostre stanze, cioè poi abbiamo attualmente cioè persone che arrivano da noi, stamattina mi è capitato un esempio specifico, persone che arrivano da noi ma che hanno una cultura diversa, perché insomma arrivano da paesi diversi, quindi è chiaro che dobbiamo appunto modellare l'arbitro in maniera sartoriale anche in base a questo, perché l'ironia o l'autoironia che può cogliere una persona magari della mia stessa lingua, della mia stessa provincia, io abito quasi in provincia, insomma io sono un po' un burino, come si dice qui in zona romana, magari non è quello che vive nella zona di Roma. Ok? Quindi partire sempre con l'idea di cucire sulla persona un abito proprio su misura, senza rimanendo puri, aderenti insomma a quella che è la teoria non teoria della terapia centrata sulla soluzione in questo momento, ma non fondamentalisti, altrimenti perdiamo poi la relazione umana, questa è la guida. Il modello è validissimo, e ha una potenza incredibile, ma il discorso appena fatto da Federico e me è transteorico. Se tu non adatti il modello a chi hai di fronte, qualunque modello esso sia, se non lo adatti, diventi una tentata soluzione disfunzionale. Certo. E quindi, secondo quello che state dicendo, ci possono essere persone per cui il modello di terapia centrata sulla soluzione proprio non funziona. E in questo caso, come faccio ad accorgermene prima che l'alleanza terapeutica venga minata e quindi la persona non si fidi più di me? Ci sono tanti modi. Una cosa che noi stiamo studiando, e che porteremo nella scuola, ma anche in formazioni e
forse pubblicazioni, questo è troppo presto per dirlo, siamo ancora troppo freschi, comunque aperte anche al pubblico, è tutto il discorso dei feedback informed treatment, quindi trattamenti informati dai feedback. Quindi lo puoi fare in una maniera oggettiva, cioè oggettiva, utilizzando degli strumenti oggettivi, ma già in terapia lo puoi fare tramite feedback. Io Federico, in terapia chiediamo costantemente, ha senso quello che ci stiamo dicendo, questo è l'obiettivo che vuoi raggiungere, la tecnica, che l'esercizio, esperimento che ci siamo dati per te può essere funzionale, pensi che siamo sulla rotta giusta? Questo, non aver mai paura di chiedere. A volte la nostra impressione è che il terapeuta, vestendo i panni dell'esperto, pensa che è lui che deve sapere. Io, le terapie migliori sono quelle in cui è il cliente che fa il lavoro. Il mio lavoro è solo aiutarlo a fare il lavoro, ma per fargli fare a lui il lavoro devo chiedere costantemente dei feedback su come sta andando, non la terapia, la seduta stessa. Sì, sì, condivido pienamente, cioè partendo o ritornando insomma al fatto che la persona è l'esperta di contenuto, non di metodo. Quale migliore fonte per comprendere se siamo sulla strada giusta oppure no, anche perché questo ci permette insomma di aggiustare il tiro laddove ce ne fosse bisogno. Quindi puri sì, fondamentalisti no, ma anche con l'idea insomma che siamo esseri umani e quindi fallibili rispetto a l'obiettivo non è fare bella figura o risultare insomma qualcosa di innaturale, ma anche insomma di sopra umano, non è solamente questo. Quindi chiedere alla persona se quello fatto, l'esperienza vissuta, ma magari tra una seduta e un'altra, quello che è successo nella seduta stessa sia stato utile, possa essere utile, perché no? Quindi la persona sicuramente l'esperta, cioè poi la vita, ricordiamoci sempre, un'ora dentro lo studio, per chi lavora ogni settimana 167 ore fuori, per chi lavora a 15 giorni, ma magari io e Flavio ci troviamo insomma nei nostri percorsi, sono un'ora a 320 ore fuori dallo studio, quindi la vita rimane la vera insegnante e la persona è quella che è protagonista di quel processo. Certo, quindi totale fiducia in quello che porta la persona. Ok, parliamo delle vostre formazioni, perché voi la terapia breve centrata sulla soluzione la insegnate sia nella scuola di specializzazione Istituto ICNOS sia a terapeuti professionisti esterni. E, ad esempio, la terapia a seduta singola la insegnate anche a terapeuti che hanno già un modello proprio di fare psicoterapia, perché non essendo un modello di psicoterapia è adattabile a qualsiasi epistemologia la persona abbia alle spalle. E ritenete che anche la terapia breve centrata sulla soluzione, che ha comunque un'epistemologia costruttivista, possa essere integrata da terapeuti che già hanno un bagaglio di formazione magari epistemologicamente diverso? Allora, mettiamola, chiariamo un pochino meglio. La terapia singola non ha una teoria forte dietro, non ha neanche quasi una teoria, benché non sia possibile non avere una teoria, quindi non è stata legittimata alcuna teoria, tanto che ne esistono tante varianti di questo metodo, e non ha quindi neanche un'epistemologia definita alle spalle. Ma ricordiamoci che Gregory Bateson è colui che disse: non puoi non avere un'epistemologia, puoi solo non sapere di averne una, puoi solo non sapere qual è l'epistemologia che stai seguendo, perché l'epistemologia cos'è? Il modo in cui noi conosciamo il mondo, in particolare attraverso i metodi della scienza. Quindi questo discorso in parte è valido anche per la terapia sulla singola, il discorso che facciamo sulla terapia centrata sulla soluzione è che, avendo un'epistemologia costruttivista, soprattutto costruzionista, che è importante dirlo perché non è identica a quella costruttivista, non si adatta a qualunque tipo di forma mentis, più che di approccio. Questo perché tu sai che noi
promuoviamo un approccio multiteorico, che significa avere la capacità di passare da diversi modelli, anche diversi punti di vista. Certo che l'epistemologia è qualcosa di molto forte, è come tu percepisci la realtà, come tu credi che le cose funzionino nel mondo, ok? Prima ancora di pensare a come avviene il cambiamento, ok? Che può essere incluso nell'epistemologia, ma che già generalmente attinge a livello della teoria. Se tu hai una visione del mondo in un certo modo, e soprattutto se hai una rigidità nell'approcciare a questa visione del mondo, è difficile spostarsi su altro. C'è da dire una cosa: il costruttivismo, benché già negli anni 70-80 la terapia strategica e la terapia solution focus se ne siano fortemente appropriate, più o meno negli stessi anni, forse con un leggero delay, una leggera differenza in altri approcci, ha cominciato a diffondersi le sue idee. Nella terapia cognitiva avevamo Vittorio Guidano, che comunque è stata una star a livello internazionale, con una forma differente di costruttivismo rispetto a quello che conosciamo noi da strategici, però sempre con delle idee in comune. Oppure c'è stato anche più di recente, comunque già parliamo di qualche decade, gli approcci psicodinamici hanno fatto loro questo tipo di modalità. Quindi non credo che sia qualcosa di ormai da considerare lontano dalla forma mentis di tanti terapeuti. Quindi penso che l'unico rischio sia quello di trovarsi di fronte a qualcuno che abbia una rigidità in generale nel modo di pensare la terapia. A nostro parere, la terapia, lo diciamo anche nell'introduzione, deve essere la terapia, la teoria, deve ancora essere considerata uno strumento, come una forchetta. Va bene per un sacco di cose, ma se ti trovi di fronte il brodo con la forchetta, non vai da nessuna parte. Divido pienamente, poi rispetto a una cosa che abbiamo notato soprattutto all'inizio, rispetto alla terapia singola, prima insomma che quella terapia breve centrata sulla soluzione, è che rispetto alle formazioni che erogavamo, insomma che prevedevamo, le persone che però venivano da percorsi non troppo già specialistici o specifici, chiaramente erano molto più aperti e disposti e disponibili, no? All'apprendimento e quindi anche a superare il concetto il termine dell'eresia della persona singola, quindi del fatto che fosse qualcosa assolutamente improbabile e impensabile. Quindi condivido quello che dice Flavio, nel senso che se non c'è fondamentalismo nel nostro operare, probabilmente potremmo avvicinarci, ricordando sempre che poi è evidente, non possiamo, Flavio faceva questo accostamento alimentare, non possiamo mischiare le cozze col gelato alla fragola, no? E quindi certamente, cioè, poi non è, se io scelgo un percorso che ha anche un'epistemologia tra virgolette forte, dominante, imperante, che quindi non permette contaminazioni, allora chiaramente manterrò quella. Anche se poi, insomma, nel panorama generale ho visto orientamenti, insomma, che erano abbastanza, diciamo, quadrati, fondamentalisti, nel tempo, in qualche modo ammorbidirsi. Ho visto la pandemia sdoganare la terapia online, insomma, ho visto. Quindi, bah, nel senso, perché no? Quante domande posso farvi ancora? Abbiamo ancora un po' di tempo. Abbiamo ancora un po' di tempo. Allora, Possiamo dire, scusa, riguardo possiamo dire a tutte le persone che poi vedranno, che stanno vedendo in questo momento, che vedranno Sì, questo adesso video, diventerò viola, ma che sono di intanto 13 domande, ma delle domande così belle, Vanessa, che era, non ce le siamo preparate, però ci ha fatto vedere la lista. Ma erano così belle che è un peccato, solo che abbiamo detto, Vanessa, abbiamo 30 minuti su per giù. 13 domande vuol dire un minuto a testa. aspetta, aspetta che chiamo la pizzeria se tarda nella consegna, almeno. Comunque ne ho ficcate dentro qualcuna in più. Brava, fantastico. Parlando delle abilità che deve avere il terapeuta centrato sulla soluzione, questo tipo di terapia nasce con molte influenze per quanto riguarda l'MRI e Milton Erickson, che facevano del linguaggio ipnotico e suggestivo dei loro pilastri. Quanto è necessario questo tipo di linguaggio anche per il terapeuta centrato sulla soluzione? Guarda le tue fede.
diciamo che non così fortemente necessario, però anche questa è una considerazione da fare che riguarda non solo il processo, ma anche lo stile, per quello che mi riguarda, nel senso, ho fatto una formazione, insomma, che appunto è partita dalla terapia strategica, poi si è, insomma, evoluta rispetto al discorso delle terapie brevi e via discorrendo. Quindi nelle mie sessioni ho sempre utilizzato in qualche modo i principi che, insomma, Erickson definiva l'utilizzazione, piuttosto che, insomma, nella programmazione linguistica qualcuno si chiama ricalco, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi anche un po' di ipnosi conversazionale, no? Quindi la suggestione. Quindi evidentemente quando ho praticato, insomma, sia che la terapia breve centrata sull'azione, non è che ho modificato questo mio modus operandi, questo mio atteggiamento. E quindi mi funziona, mi ha funzionato, non perché funzioni io, ma probabilmente, anzi sicuramente perché quella cosa funziona, quella cosa che mettiamo in campo. Però non è così necessario, ok? Quindi rispetto, se dovessimo dire, la terapia strategica richiede nel primo stadio del trattamento un linguaggio necessariamente evocativo e suggestivo, questo nella terapia breve centrata sulla soluzione non è necessariamente così. Ripeto, se poi nel mio stile questo c'è, lo utilizzo anche rispetto alla formazione, magari qualcuno è formato in ipnosi ericksoniana, qualcun altro già altre formazioni, e quindi utilizza la comunicazione non verbale come canale ulteriore perché no? Sono completamente d'accordo. Poi ricordiamoci che tutto quello che noi usiamo dobbiamo usarlo come, di nuovo, uno strumento con un fine, quindi chiediamoci perché stiamo utilizzando la comunicazione suggestiva, la comunicazione evocativa, delle metafore, un certo tono di voce piuttosto che un altro. Strettamente al brief queste cose non le usano, quantomeno non le insegnano, e nelle terapie loro che io ho visto effettivamente non ci sono. Noi ne abbiamo parlato anche nel libro, perché ci è sembrato che effettivamente poterlo utilizzare orienti di più l'attenzione verso certi dettagli. Tu sai che epistemologicamente è piuttosto complesso e affascinante come modo di procedere, quindi non c'è nella terapia centrata sulla soluzione, quindi non c'è una teoria forte. Non essendoci la teoria forte, è anche difficile aggrapparsi e capire se usare una o l'altra tecnica. Loro vanno per un principio di cosa funziona, quello che vedo già nelle sedute che funziona. Studiano le sedute, no? Le registrazioni. Vedo che è stata fatta una cosa, funziona, provo a replicarla per vedere se continua a funzionare. Nel caso in cui funziona, allora diventa un elemento del loro modello. Questo ti rende difficile ipotizzare a priori se effettivamente qualcosa che vuoi introdurre può essere funzionale, dovrebbe essere testato. Noi lo utilizziamo perché riteniamo che possa, spesso lo utilizziamo perché riteniamo che possa essere di aiuto. Se una persona non è formata a utilizzare questo tipo di linguaggio, fa come al brief, e al brief le cose funzionano benissimo uguale. Va bene, grazie. Allora, concluderei con la partenza di una seduta di terapia seduta single, terapia breve centrata sulla soluzione, che chiede quali sono le tue migliori aspettative da questo incontro. Stiamo vivendo un periodo molto molto difficile da un anno a questa parte, e viene anche difficile pensare che possano esserci delle migliori aspettative per le persone che hanno bisogno di un aiuto psicologico in questo momento. In che modo la terapia breve centrata sulla soluzione può venire loro in aiuto? Guarda, è una domanda che mi emoziona un sacco, perché in realtà qui si vede la potenza una delle forme di potenza della terapia centrata sulla soluzione. Perché che cosa fai? Molti terapeuti si sono trovati nell'impasse di utilizzare dei modelli che comprensibilmente richiedono anche il vivere come si viveva prima, o anche banalmente uscire di casa. E nel momento in cui lo puoi fare, non è così facile riadattare certi modi di essere, di vivere, certi modi di utilizzare la terapia, in particolare ai modi di essere e di vivere della persona durante un lockdown, durante la pandemia
in generale. Come fai a fargli fare un'esposizione graduale all'oggetto fobico se l'oggetto fobico è fuori di casa? Come fai a lavorare su un problema di relazioni se non possono avere relazioni? Quanti ragazzi e ragazze ci troviamo adesso che vivono la solitudine e ti vengono con un problema di solitudine e tu non puoi dirgli vai al parco, vai ai ristoranti, vai al circolo del libro, prova, perché non si può. Ecco, la terapia breve centrata sulla soluzione, nel momento in cui chiede alla persona di immaginare, per esempio, il giorno dopo il miracolo, la sua migliore, ancora prima, come hai detto tu, la sua migliore aspettativa nella condizione di adesso. Non sono io, terapeuta, che ti dico questo è l'obiettivo, lo chiedo a te, qual è la tua migliore aspettativa? Qual è la tua migliore aspettativa considerando la condizione di adesso? E questo è fondamentale perché neanche ti devo convincere, neanche ti devo dire, guarda, però ora non puoi uscire, perché sei tu che dai le valutazioni, sei tu che utilizzo. Anzi, sei tu che utilizzi, io ti permetto di farlo, il tuo esame di realtà, se vogliamo metterla così. E poi sei tu che ti proietti, sempre grazie alle domande del terapeuta, nel tuo futuro desiderato, che comprende ovviamente questa situazione. E allora, se una persona dice, per esempio, io vorrei avere delle relazioni un po' più intense con gli altri, essere più capace di avere relazioni, ma non posso andare fuori, io nel futuro desiderato ti posso chiedere, ok, di cosa ti renderai conto nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, in questo stato di lockdown, di zona rossa, di relazioni limitate? Di cosa ti renderai conto? Quali saranno gli indizi che ti faranno dire che comunque il tuo modo di approcciare alle relazioni, il tuo modo di interagire con gli altri sta cambiando? Cosa che noterai in questo contesto che però ti farà dire che sta cambiando qualcosa? Questo è fantastico perché è come l'acqua, si adatta al contenitore in cui si viene a trovare la persona in quel momento. Condivido anche rispetto al fatto che il mio, l'incipit del metodo di terapia, questo da sempre, insomma, quindi da quando ho iniziato è sempre stata la frase qual buon vento ti porta, no? E questo, cioè, era già solution focus, nel senso che non era qual è il problema per cui sei qui, e quindi probabilmente, cioè, già era qualcosa che dentro di me, insomma, veramente andava in qualche modo fiorendo. E questo fa sicuramente la differenza, perché anche nell'aspetto pandemico la scelta di sottolineare quello che ti sta togliendo questa esperienza pandemica, rispetto al fatto di invece che opportunità ti sta dando questa crisi, no? O questo momento particolare, cambia completamente la possibilità. Poi, evidentemente, insomma, sempre essendo aderenti alla realtà, alcune cose vanno rivisitate, però già col futuro desiderabile ci permette di rivisitare cose che magari non sono subito rivisitabili, no? L'esposizione diceva prima a Flavio, anzi, paradossalmente proprio la possibilità di far costruire il futuro desiderato si può fare anche senza toccarlo con mano in qualche modo, no? Quindi è sicuramente un'altra occasione che questo è un'opportunità che possiamo sicuramente cogliere da questo modo di fare terapia. Molto bene. Io potrei aver finito le Potresti domande. averle Ma finite. qualcuno, io avrei finito Potresti? qui. Ragazzi, siamo Vi stati. ringrazio tantissimo. Sì, sei stata bravissima. Risposte super interessanti. Grazie a te per la disponibilità. Ci vediamo online. Vediamo online. Ancora per un po' online. A presto. A presto. Ciao a tutti. Ciao. Ciao.